Accidenti, che caldo che fa. Vattene! Dai, sparisci, sparisci, che sta arrivando, forza! Tieni, dammi, dammi, dammi il... Vai, vai, vai! Caspita, che velocità! Visto? Che bravo! Oh, te l'avevo detto che sono un esperto, no? Sì, beh, mancano ancora i... Cosa? I picchetti, bisogna ancora metterli. Perché? Perché la tenda non voli via, si mettono i picchetti. Ah, i picchetti, sì. Certo, sì, mancano i picchetti, stavo proprio per metterli. Ah! Sì, li metto adesso, è semplice, basta... Ti aiuto? No, 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 è facile, basta solo... No, è che prima i picchetti erano diversi, questi sono una porcheria. Che male, ci soffi sopra un pochino? Ah, così va meglio. Sì, molto meglio. Che succede? Sono mano nella mano. Non ci credo. Sta tenendo la mano a Victor. Non capisco perché dobbiamo subire questa tortura. Possiamo andarcene via? Eh? No, ho detto che avrei controllato la situazione e lo farò. Victor è capace di qualsiasi cosa. Sì, però non possiamo spiarli così, Thomas. Ma guarda quei due. Devo avvisare immediatamente Nini. Che ci fai qua? Sono venuta a vedere Juan, ma abbiamo litigato. Ah, succede anche alle coppie migliori. Sì, ma stavolta abbiamo litigato per te. Che ho fatto ora? Che ho fatto? Niente, gli ho detto che pensavo di farti festeggiare il compleanno in piscina. Ma perché gliel'hai detto? Io nemmeno lo voglio festeggiare, il mio compleanno. Ma è soltanto una scusa, perché non mio padre... Non vuoi capire che non mi interessa festeggiare il mio compleanno e ancora meno dare fastidio a Juan? Ma non lo faccio per te, lo faccio per riunire il gruppo e passare un po' di tempo insieme. Se Juan non lo capisce, è un problema suo. Sinceramente io non credo che una festa risolverà i problemi del gruppo, non ci credo. Ma io perlomeno faccio proposte, penso a delle soluzioni, ci sto provando. Sai che ti dico? Fa quello che vuoi. Quello che vuoi? Sì. E così sarà. Non ci pensiamo più, ok? Vicky, si può sapere dove sei? Sei tornata indietro? No, sono qua, a un passo da te, come ti avevo promesso, ma non siamo sole. Thomas e Sebastian ti stanno spiando. Come? Stai parlando seriamente? Molto seriamente. Non ti perdono di vista un attimo. Bene, grazie per l'informazione, ci sentiamo dopo. Possibile che pizzichino solo me? Pizzicano anche me, ma io resisto. Controllati, per favore. Hai per caso con te un repellente per zanzare? Che sta facendo? Chi? Victor, chi altri? Strofina la legna come se sapesse accendere il fuoco, no? È imbarazzante quanto sia bugiardo. Ecco, adesso ci mettiamo sopra il polletto, così. Vuoi cucinare tutto quel pollo su quei rametti e basta? Certo, verrà buonissimo. Ne sei proprio sicuro? Sì, io sono un esperto del pollo alla brace. L'hai mai mangiato? Sì, però mi sembra che... Beh. Andiamo a fare una passeggiata? Al nostro ritorno il pollo sarà pronto. Andiamo, sì. Non accendi il fuoco? Ah, sì, 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 lo accendo subito. Ecco fatto, andiamo. Dobbiamo controllarlo, non si fa da solo. No, no, so quello che faccio. Vedrai, mangerai il miglior pollo alla brace della tua vita. Chiki? Quello è Chiki? Sì, è lui. Davvero? No, fa no, no, no. Fa vedere. Sto qua, fa vedere. Voglio vederlo anch'io. Non è possibile. Fa fare il lavoro a Chiki. È un bugiardo, è un falso, ma non si vergogna. No, no, non schiacciarla. Perché no? È un insopportabile insetto. Mi verrà una bolla enorme e domani ho una riunione importantissima. Le zanzare pungono per nutrirsi. Beh, allora vadano a mangiarsi qualcun altro. Io non le sopporto. No, 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 no. Bisogna pensare al buco dell'ozono, non lo sai? Ah, il buco dell'ozono, certo. Ma che fai? Stai scherzando? Perché? C'è il cestino dei rifiuti. No, no, lascia perdere, ci pensa dopo il guardiano. Non posso crederci. Che no, c'è? Guarda, uno scorpione, lo vedi? No, questo non è uno scorpione, è un ragnetto, non punge. Sì, davvero? No, non punge. Ah, un ragnetto, che carino. Andiamo, per favore. Andiamo. Lo scivolo della piscina è per i bambini. Se lo rompi mi metti nei guai, stacci attento. Non cambierai mai, eh? Juan, oggi no, d'accordo? Voglio parlare del tuo compleanno. Devi farlo nella piscina di Sofia, non puoi affittarne una gonfiabile. Guarda che è stata un'idea della tua ragazza, quindi forse è meglio se ne parli con lei. Io non c'entro Voglio niente. Voglio parlarne con te. Possibile che appena mi distraggo un attimo mi colpisci alle spalle? Juan, a me non importa della festa, se è un problema non la facciamo. Perfetto. Contento? Perfetto, perché se la mia festa diventa la tua festa, te ne farò pentire. Quante volte te lo devo ripetere di non minacciarmi, Juan? E io quante volte ti devo ripetere di non metterti sul mio cammino? Mi sono stancato dei tuoi giochetti. Mi hai capito?
Ah, che bella passeggiata, no? La natura sì. È meravigliosa. Quanto mi piacerebbe lasciare tutto e venire a vivere in campagna, senza cellulare e comodità. Sul serio? Sì, io amo da sempre la natura. Com'è possibile? Hai visto? Sono senza parole. Mi sottovaluti, ma io sono il re della brace. Ma è incredibile come... Io sono incredibile. No, 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 no. Che c'è? No, mi sono stancato. Non posso permettere che approfitti dell'innocenza di Ninì. Non puoi andare da loro. Siamo qui in incognito. Dobbiamo evitare che accada qualcosa di pericoloso. Resta qui. Hai ragione. Devo controllarmi. Sì. Hai ragione. Zandara. Ma che fai? Mi dispiace. È davvero incredibile, perché sembra che qualcuno ti abbia dato una mano con il fuoco. Che ne so, un gnomo? Lo gnomo della brace. In realtà sono esperto in molte cose, ma sono modesto, mantengo un basso profilo. Non mi piace vantarmi. In ambito professionale sono un tipo che va sempre avanti, diritto per la sua strada, risolutivo, rapido, senza mai mettermi in mostra. Per esempio, con l'ambasciata ho trovato un cavallo imbizzarrito, ma ho preso in mano le redini e sono riuscito a domarlo. E non ti sembra il momento di restituirlo al suo legittimo cavaliere? Non capisco. Voglio dire, se sei così abile, intelligente e amico del cancelliere, approfittane per parlargli bene di Tomas. No, perché? Come perché? Per ridare a Tomas il ruolo di ambasciatore di Santa Giuliana. Mi piacerebbe aiutare Tomas. E allora? Ma purtroppo Tomas è in una situazione molto complicata. Sì, questo e lo il so. Cancelliere si è accorto di tutto ciò che ha fatto con Invernaris e non ha apprezzato. Sì, non ha giocato a suo favore. Non ha giocato a suo favore? Beh, però si è trattato di una situazione che... Invernaris era un brutto tipo. Insomma, il cancelliere dovrebbe tenere conto anche di sì, questo. Però Tomas ha agito alle mie spalle invece di venirne a parlare con me. E quando io mi sono accorto che era un tipaccio, ho annullato l'operazione, o no? Sì. È vero, ma lui ha agito solo per il bene di Santa Giuliana e questo, secondo me, il cancelliere dovrebbe considerarlo e comprendere che è una nota a favore di Tomas. Bene, sai che ti dico? Parlerò con il cancelliere. Sul serio? Sì. Ah, grazie. Bene, però lo faccio per te, Ninì, eh? Non per Tomas. Io tutto quello che faccio lo faccio per te. Andiamo, Orazio, dobbiamo fare spese. Orazio, che succede? Con tutto il rispetto, signorina Selina, ma è davvero necessario cambiare l'abito. Il precedente è rimasto intatto, nuovo di zecca. Sì, ma quello era giusto per un matrimonio in grande. Questo è minimalista, raccolto e intimo, ok? Ce l'hai fatta finalmente ad arrivare. Non stavo perdendo tempo, signorina. Stavo indagando sulla sparizione del signor Tomas e di Sebastian. E cosa hai scoperto? Ho scoperto che sono usciti, ma ho una notizia strettamente confidenziale. Il signor Victor e Ninì stanno trascorrendo la giornata insieme. Ah, sì? Ma che bella notizia mi stai dando. Grazie. Bene, non perdiamo tempo. Non si dimentichi che l'auto ufficiale è caput. Se desidera posso risolvere il problema prenotando immediatamente un taxi tutto per lei. Con permesso. Sai una cosa, Orazio? Tu sei davvero un ottimo assistente. Ah, per favore, signorina, io mi occupo semplicemente di svolgere il mio umile lavoro. No, 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 non è vero, tu fai molto più di questo. E infatti ho una proposta da farti. L'ascolto. Vuoi venire a Santa Giuliana con noi? Io? Ma certo che voglio, accetto senza riserve. Possiamo anche partire immediatamente se vuole. Evviva, evviva, che onore. Sono felicissimo, si va a Santa Giuliana. Lei è il numero uno. Grazie. Ma dov'è finito? Sebastiano! Io non posso credere che tu abbia messo in piedi una simile baraonda per seguirmi. Vuoi cominciare a fidarti di me una buona volta? Ma... primo, non stavo seguendo te. Secondo, sono venuto ad accompagnare Tomas. E terzo, come faccio a cominciare a fidarmi di te dopo che quella donna ha detto cosa hai combinato? Ho cercato di dirti che quella donna stava delirando. Beh, a me il suo discorso è sembrato abbastanza lucido. Ah, sì? Sì, perché ho parlato con lei e mi ha spiegato quello che è successo esattamente. E tu le hai creduto? Tutto il racconto è un'enorme bugia. Cosa? Vuoi negare di essere uscita con lui, allora? Vediamo... no, è vero, sono uscita con lui. Ma è stata l'uscita peggiore di tutta la mia vita. E come lo so che è la verità? Dovresti, non so, darmi una prova perché io ti creda. Bene. Allora ti darò una prova inconfutabile. No. Ma se sei tanto innamorata di me, perché hai accettato di uscire con un altro? Te l'ho già detto, non ho avuto scelta. Dovevo chiarirgli che... Non potevi chiarirglielo prima di uscire? Ti ha minacciato seriamente per farti uscire con lui? No, non mi ha minacciata seriamente. Mi ha spinta a pormi delle domande. È una questione molto complicata. Per favore, Sebastiano. Tu sei la mia fidanzata e il minimo che puoi fare è spiegarmi perché sei uscita con un altro. Ok,
D'accordo, sì, devo lasciarti. Ci vediamo, ciao. Lola! Ciao, come stai? Che coincidenza, ti stavo per chiamare. Ti devo informare di tutto quello che faccio? Lo dicevo per il contratto, ah, è tutto certo. Chiaro? Lo hai letto? Sì, mi sembra tutto a posto. Bene, allora basta che lo firmi e cominciamo a lavorare. Ottimo, d'accordo. Fissa nella mente quest'istante. Perché? Potrebbe essere l'inizio di qualcosa di molto bello per te. Beh, per entrambi. Allora firmi. Sì, certo. Senti, respira. L'odore dei pini sedesti. Silvestri? I pini silvestri, sì. Però l'odore che senti proviene dagli eucalipti laggiù. Ah, gli eucalipti, sì. Certo. E questo? Ah, hai visto? L'ho preparato per te. Quando? Beh, prima, quando stavi riposando all'ombra. Ma è solo una piccola sorpresa. La natura mi ispira tanto, quasi quanto te. Mettiti comoda, siediti, mettiti comoda, Che stai facendo qui? Vattene via, forza, spari, via. Che rumore è? Che cos'è? Una gazza. Una cosa? Deve essere una gazza. Vuole attaccarci? No, non attaccano, fanno solo rumore. Vuoi andare a cercarla? No, come sarebbe cercarla? No, restiamo qui, rilassiamoci un po', vuoi? Che ti prende? Mi appunto una bestiaccia. Dove? Qui. No, questa è una spina, una piccola spina. Una piccola spina, E se è velenosa e mi infetta? Non preoccuparti, le spine non sono velenose. Mi curerai? No. Niente cure? No, non serviranno. Mi farebbero passare il dolore. Buono. Che ti prende? Niente. Ehi, niente. Perché sei così fredda? Mi hai detto che mi avresti dato un'opportunità. Credo sia giunto il momento. Come ti permetti? Razza di maleducato.